Siamo con Alessandro Hopkins allo stand di Chiefs on Lion al Bauma 2016. Può dirci con quale novità si presenta Chiefs in questa importante manifestazione? Sì, Chiefs presenta una novità assoluta, si tratta di uno spritz ibrido che va a completare, o meglio ampliare, la gamma della serie Energia. E nel 2013 abbiamo presentato una betoniera ibrida che abbiamo chiamato Energia E9, una betoniera che viene mossa da un motore elettrico. E quest'anno invece presentiamo una macchina mobile spritz che viene movimentata grazie a due motori elettrici, movimentata quindi tramite traslazione. Abbiamo quindi la macchina che elettricamente va nel tunnel ed elettricamente viene mosso anche il braccio per quanto riguarda il pompaggio dello spritz beton. Qual è il vantaggio per l'operatore di utilizzare una macchina elettrica? Ma il vantaggio principalmente è quello di non emettere alcun gas nocivo nel tunnel, quindi in quanto non viene utilizzato il motore diesel della macchina. Abbiamo a bordo macchina un motore diesel che viene utilizzato soltanto nel caso in cui non fosse necessario caricare le batterie. La macchina di motore elettrico, è una macchina che è stata presentata l'anno scorso, quindi dopo un anno siete già in grado di poter fare le prime valutazioni. Quanto il mercato ha recepito questa novità e soprattutto per l'uso, immagino, cittadino? Sì, siamo molto contenti in quanto la serie Energia, intesa come serie Energia betoniera, è stata ben recepita e dopo un primo periodo di test nel campo siamo riusciti a vendere diversi esemplari in praticamente tutta Europa. Quindi adesso come adesso abbiamo degli esemplari che lavorano nel nord Europa, come la Svezia, in Belgio, in Germania, in Francia, quindi siamo molto molto contenti. Molto più contenti sono i nostri clienti, in quanto riescono finalmente ad utilizzare una betoniera non producendo producendo molto meno anidride carbonica rispetto a una normale betoniera convenzionale. Si pensi che arriviamo ad emettere 8 tonnellate di CO2 in meno utilizzando questa betoniera rispetto ad una betoniera standard. Dove sono prodotte questi due mezzi? I mezzi sono prodotti interamente nei nostri stabilimenti di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova e a Senago in provincia di Milano. Bene, sempre qui al Bauma 2016 presentiamo la più grande betoniera al mondo montata su un camion 4 assi. Questa betoniera si chiama HD15, è una betoniera destinata a mercati extraeuropei dove l'utilizzo della betoniera avviene su strade non asfaltate e che mettono abbastanza dura prova la betoniera stessa. In particolare questa betoniera si chiama HD15, che sta per Heavy Duty 15, quindi portiamo 15 metri cubi di calcestruzzo, ripeto, su un camion a 4 assi, mentre le altre betoniere convenzionali vengono montate di 15 metri cubi su 5 assi, camion a 5 assi. Allora, CIFA presenta il concetto di serie applicato alle pompe autocarrate. E al Bauma abbiamo portato quindi tre serie di pompe. La prima viene chiamata Classic, è una pompa il cui kit viene prodotto in Cina, il kit viene poi importato in Italia e viene montato su camion nei nostri stabilimenti principali a Senago, dove viene anche certificato. Noi dichiariamo che la pompa, o meglio il kit della pompa, viene fatto in Cina, in quanto lo differenziamo dalle altre due serie, che sono chiamate la prima Steeltech e la seconda Carbotech, che sono completamente realizzate in Italia. In particolare la serie Steeltech è una serie molto versatile, molto personalizzabile, fatta tutta in acciaio, mentre la serie Carbotech è la nostra serie le cui ultime sezioni, due o tre, sono fatte in carbonio, quindi si tratta di pompe fatte sia in acciaio che in fibra di carbonio. L'uso del carbonio che vantaggi permette di ottenere? L'uso del carbonio permette alla pompa, alla macchina, di essere molto più leggera. Quindi abbiamo una pompa con un braccio più lungo nel caso in cui il peso sia uguale al competitor, oppure abbiamo la stessa lunghezza di braccio ma con un peso inferiore.
riguarda la serie Carbotec, CIFA Albano 2016 porta il K45H, il K60H e il K53H. In particolare il K60H è la pompa toccarrata con il miglior rapporto lunghezza del braccio peso della macchina montato su 5 assi al mondo, mentre il K53H è il miglior rapporto peso e lunghezza del braccio su 5 assi con meno di 10 tonnellate ad asse.